Per chi sbarca in Italia, il viaggio è iniziato molto prima, tra la sabbia dei deserti africani. La proposta di creare hotspot per migranti al sud della Libia parte dall'analisi delle rotte. A ovest, da Senegal, Gambia, Guinea, Camerun e Nigeria, il percorso sale verso il Niger. A est, da Etiopia, Eritrea e Sudan, attraverso il Chad, verso nord. Entrambe queste rotte arrivano nella regione libica del Fezzan, nel cuore del deserto del Sahara. Da qui l'odissea dei migranti continua verso i porti costieri libici, dove avviene l'imbarco per l'Europa. La proposta italiana punta a creare centri di protezione internazionale nei paesi di transito e in particolare a sud della Libia, la frontiera con Niger e Chad, punti di identificazione gestiti a livello europeo sotto il controllo delle agenzie internazionali. Ma qui si fermano le certezze. La proposta italiana è stata discussa, fa sapere il portavoce della Commissione europea, che pensa a piattaforme per i migranti o in territorio europeo o alle sue frontiere esterne. Una cosa ben diversa da hotspot nel sud della Libia. E oggi emerge dall'ultima bozza delle conclusioni del vertice un passaggio in cui si chiede agli Stati membri di contrastare i movimenti secondari dei migranti all'interno dei paesi dell'Unione. La sintesi sul tema sarà dunque uno dei nodi più difficili da sciogliere al prossimo Consiglio europeo.